Però è estremamente importante capire, diciamo, l'ambito in cui ci muoviamo. Nuove forme di cooperazione economico-finanziaria, dall'economia informale allo sviluppo della microimpresa, questo è ciò che accade essenzialmente nei paesi in via di sviluppo, in particolare in America Latina, dove in qualche modo si sta passando da un'economia informale, quindi l'economia dell'organizzazione spontanea della produzione, della vendita dei beni e servizi. Pensate agli ambulanti, no? Gli ambulanti sono i tipici esempi di soggetti che fanno economia informale, che partecipano fino dal 7 al 10% al prodotto interno lordo di un paese, solo che sono informali, non sono formalizzati, non sono categorizzati in classificazioni predeterminate e così via. Si passa dall'economia informale alla microimpresa. Adesso è molto di moda la microimpresa, anche governi di tipo neoliberista in qualche modo stanno cercando di sviluppare questa nuova forma economica. Non è la piccola e media impresa la microimpresa, un po' diversa. I caratteri distintivi della microimpresa nei paesi in via di sviluppo sono essenzialmente quelli che nascono dalla formalizzazione dell'economia informale, essenzialmente, no? Perché Fujimori in Perù vuole formalizzare l'economia informale? Perché ha bisogno di aumentare il gettito fiscale e in qualche modo le entrate per l'erario. Quindi formalizzando un'impresa che prima era informale posso in qualche modo tassarla. E in qualche modo questa forma è una forma di controllo. È uno dei pochi casi in cui, diciamo, un'impostazione di tipo neoliberista va d'accordo con una forma di economia di tipo partecipativo che viene dal basso, no? Va bene a tutti e due, alle microimprese è importante che si organizzi e che entri sul mercato in modo più organizzato, per il governo è importante avere un controllo sul territorio di tipo economico e sociale. Poi come questo viene fatto, insomma, evidentemente aprirebbe un dibattito un po' pesantino, ma insomma casomai lo vediamo dopo. Una cosa estremamente importante è che ci si è resi conto che non era sufficiente avere il tessuto di microimprese anche ben organizzato nei paesi in via di sviluppo, era estremamente importante procedere a favorire l'accesso al credito di queste microimprese. Queste microimprese vengono considerate dal sistema bancario tradizionale come soggetti non bancabili, ok? Sapete cosa vuol dire essere un soggetto non bancabile? Vuol dire andare in banca, chiedere un prestito, ti dicono non te lo do perché non mi fido, ok? Questo è essere un soggetto non bancabile. Questo in economia ad alta inflazione, soprattutto come sono le economie dei paesi in via di sviluppo, è un fattore gravissimo di freno allo sviluppo. Cioè, non è sufficiente che noi cinque costituiamo la nostra cooperativa, la nostra impresa, perché abbiamo una buona idea, abbiamo un buon progetto, riusciamo a avere un impatto sociale positivo perché magari inseriamo nel nostro processo produttivo dei disabili, ad esempio, ma allo stesso tempo produciamo questa cintura di buona qualità, troviamo da collocarla sul mercato, abbiamo delle buone prospettive di sviluppo, ok? Non è sufficiente, perché abbiamo bisogno di un finanziamento iniziale per innescare il processo di produzione. Quando andiamo in banca a chiedere il credito, questi dicono: signori, che garanzie ci date? Ma noi siamo i bravi ragazzi, lavoriamo bene, abbiamo un bel progetto, abbiamo un sacco di opportunità, abbiamo un sacco di gente che già ci hanno detto che ci comprerebbero queste cinture. Ma avete una garanzia da darci? Sì, la garanzia è il nostro progetto. No, avete un immobile, per esempio, da darci in garanzia, da ipotecare? No, non ce l'abbiamo perché stiamo partendo, siamo deboli economicamente. Allora guardate, ci dispiace, ma non vi possiamo concedere il finanziamento, non possiamo darvi il credito. La cosa curiosa, ed è la grande intuizione di Mohamed Yunus, presidente della Grameen Bank, che è una banca del Bangladesh che nasce attorno all'inizio degli anni 70, per i poveri del Bangladesh, i poveri rurali del Bangladesh. Mohamed Yunus è un professore di economia. La grande intuizione di Yunus è che effettivamente non è vero che i poveri, brutta parola, ma insomma, sono meno affidabili dei ricchi. Ok? Facendo un rapido flashback e andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Italia oggi. Oggi in Italia i tassi di sofferenza bancaria, sapete cosa sono i tassi di sofferenza bancaria? Sono i crediti che non rientrano
alla banca, ok? I prestiti che io concedo che non tornano indietro. Sono in media dati della Banca d'Italia fra il 10 e il 12%, con punte attorno al 20-22%, come nel caso per esempio del crack del Banco di Napoli. Il Banco di Sardegna tra l'altro ha qualche problema, anche ho letto sul giornale oggi, non so a che livelli siamo come insolvenza, ma comunque non se la passa benissimo, speriamo non ci sia nessuno qua, l'ho letto sul Sole 24 Ore, quindi non c'entro. I tassi di sofferenza sono estremamente alti, i tassi di sofferenza bancaria del circuito della finanza etica europeo, cioè delle banche alternative europee, cioè delle banche che finanziano non profit, cioè delle banche che finanziano noi, quella impresa sociale che avevamo fatto prima noi, sono dell'ordine dell'1%. Yunus, dando il credito, il microcredito ai poveri delle campagne bengalesi, ha un tasso di sofferenza attorno allo 0,8-1,5%. Questo ci dice che non è vero che i ricchi sono più affidabili dei poveri, che non è vero che la bancabilità dipende solo dal fatto che io mi presenti in Mercedes o in giacca e cravatta in banca, ma dipende dalla bontà di un progetto, ok? E che quindi non è vero che le organizzazioni non profit, o come le chiamano gli inglesi, non profit è un concetto molto italiano, il terzo settore, per meglio dire, è un concetto molto italiano, no? In Inghilterra per esempio si chiamano social enterprises, no? Però essenzialmente le caratteristiche sono le stesse. Non è vero che queste imprese non sono affidabili sul piano economico. Attenzione, non solo danno una proposta di tipo sociale e organizzativo diversa, approccio democrazia partecipata all'interno del processo di decision making all'interno dell'impresa, pari opportunità all'interno dell'impresa, rispetto dell'ambiente nei processi di produzione, non solo producono in modo diverso, ok? Ma sono anche efficienti. Possono essere anche efficienti. All'università ci hanno raccontato che invece in linea di massima non è così. Non tutti i professori, ce ne sono anche molti illuminati che invece si sono aperti a nuove forme di economia e di finanza. Questa è la vera rivoluzione della fine degli anni 90. Io adesso smetto di mettere i lucidi perché sono... non riesco a, come dire, ci distraggono un po' dal discorso che invece voglio fare, perché credo che sia un discorso che possa imprimere un po' una svolta, no? Soprattutto nell'atteggiamento culturale. Allora, abbiamo detto due alternative: lo sviluppo locale, l'approccio partecipativo e la finanza etica, soprattutto rivolta ai paesi del nord del mondo, e il microcredito soprattutto rivolto ai paesi del sud del mondo. Qui è importante fare una distinzione, quando noi parliamo di microfinanza e microcredito normalmente ci riferiamo ai processi di cooperazione finanziaria alternativa verso i paesi del sud, ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in quel caso si parla proprio di microcredito, la Grameen Bank concede piccoli crediti. Quindi dell'ordine, Yunus quando parte in Bangladesh con il suo progetto inizia con il dare $10, $5 di prestito, che sono quelli che servono per comprare il secchio, che serve per raccogliere il latte che mungo dalla vacca, o che servono o per comprare un minimo di sementi che servono per innescare il processo di produzione agricola in una parcella di 10 metri quadri. Attenzione, stiamo parlando di micro sviluppo, ma non nell'accezione del piccolo e bello degli anni 70, che faceva un po' sfigato, diciamoci un po' fra di noi, no? Voglio dire, ma nell'accezione del fatto che possiamo partire da piccoli processi di produzione, innescando poi un grande e più importante processo di produzione, che coinvolga più soggetti e alla fine inneschi un modo nuovo di produrre. Vi dicevo, soprattutto si parla di microcredito verso i paesi di sviluppo e di finanza etica verso i paesi del nord del mondo. Una cosa estremamente importante, badate bene, che un altro aspetto estremamente, come dire, che marca la diversità delle politiche di cooperazione, è che le forme di microcredito e di microfinanza partono dal sud. È un processo sud-nord, iniziano in Bangladesh e finiscono in Germania con la Ecobank. Questo è estremamente importante sottolinearlo. Vengono sviluppate nelle Filippine a metà degli anni 70 e finiscono con la banca etica in Italia.
alla fine degli anni 90, cioè noi arriviamo dopo, si inverte il processo di sviluppo. Chi si occupa di cooperazione sa che esisteva tempo fa questa idea, no, del processo sud-nord, che però era difficile da concretizzare, no? Questo è un percorso concreto, no? Solo qualche dato sulla situazione di Grameen, che può essere estremamente significativo. Per chi non ne sa nulla di queste cose, il banchiere dei poveri, Mohamed Yunus, edito Feltrinelli, spiega un po' la storia, in termini molto semplici, anche per non tecnici, della Grameen Bank. Viene costituita prima, cioè parte prima negli anni 70, il progetto viene costituito formalmente nell'83, la proprietà è per il 92% dei membri beneficiari dei prestiti. Questa è un'altra questione estremamente importante: chi beneficia del prestito è socio della banca. Mettiamo solo in evidenza alcuni dati di questo lucido. 2 milioni di persone interessati dal prestito, 2 milioni, guardate che sono un'infinità, un paese che ha più di 300 milioni di abitanti, d'accordo, ma 2 milioni di persone sono molte. Interessante il dato che il 94% sono donne, le donne sono molto più affidabili degli uomini nella gestione del microcredito. Questo è un dato, ahimè, come dire, confermato in più di una occasione. La gestione dell'economia domestica, del microcredito, è fatta meglio dalle donne, che hanno la percezione, hanno una percezione molto maggiore degli uomini dell'economia complessiva del nucleo familiare. Il volume totale di prestiti erogati sono 289 milioni di dollari ad oggi, e guardate che sono molti. Sono molti, il tasso di solvibilità è del 98,2%, cioè quasi tutti i crediti ritornano indietro. Dall'esperienza Grameen partono una serie di altre esperienze interessanti. Action International a livello negli Stati Uniti, Finca International, che lavora soprattutto fra Stati Uniti e America Latina, e da lì tutta una serie di esperienze che arrivano alla finanza etica europea verso la metà degli anni 80, con alcune banche paradigmatiche che sono Triodos Bank, Olanda, Belgio e Inghilterra, ok? Ecobank in Germania, ABS in Svizzera, che non è il sistema frenante ma è Alternative Bank Swiss, okay? Tutti insieme all'interno di un network che si chiama INES, International Network of Social Investors, qualcosa di simile, che riunisce tutte le banche alternative europee, che però nascono dall'esperienza bengalese e essenzialmente si basano su un concetto estremamente semplice, che poi è un po' la chiave di tutto il microcredito, no? Che è il credito solidale. Vale a dire, Yunus, quando imposta il progetto Grameen, non è un folle, cerca di farlo in modo da garantire la sostenibilità di questo progetto, ok? E allora, per far questo, visto che mancano le garanzie reali, cosa dice? Ok, do prestito a 5 persone. Di queste 5 persone, la quinta persona, quella più povera, beneficia per prima del credito. Gli altri 4 sono responsabili perché quest'ultimo restituisca il debito che ha contratto. Ok? Sono responsabili solidalmente. Quando questo ha restituito il debito contratto, si passa a finanziare il quart'ultimo e così via. Questo obbliga chi riceve il credito, uno, a organizzarsi. 2, avere un progetto comune, cosa che soprattutto in aree rurali, nei paesi di sviluppo, è estremamente difficile, perché si tratta molto spesso di realtà fortemente individualiste, no? E 3, a coinvolgere tutta la comunità, e si ritorna al concetto di sviluppo locale, attorno a un progetto che poi in qualche modo parta da uno, ma che possa beneficiare tutti. Quindi questo è un po' quello che succede in Bangladesh, no? 6 buoni motivi per fare microcredito. Ce ne sono molti, insomma. Il primo, l'abbiamo detto, l'affidabilità. Il secondo, la sostenibilità dei programmi di microcredito. I programmi di microcredito sono sostenibili. I programmi di microcredito sono replicabili e adattabili. Il modello Grameen è attualmente applicato in 64 paesi del mondo, di cui 7 in Europa,
6-7 negli Stati Uniti e il resto in paesi di sviluppo. Attenzione anche qui, complessità culturale estremamente importante. Non fate l'errore di pensare che era l'errore che, come dire, su cui si impostavano i programmi di cooperazione eterocentrati, un programma di microcredito valga in Burkina Faso e allo stesso modo a Dhaka. Esiste una complessità culturale estremamente importante da tenere in conto. Per esempio, in un sistema di tipo islamico non esiste il tasso di interesse e quindi la gestione del microcredito va fatta secondo determinate caratteristiche. Le tontin, che sono il modello di microcredito africano, si basano sul concetto delle banche villaggio e partono dalla specificità del contesto rurale africano. Tra l'altro, Africa non vuol dire nulla, okay? Perché la complessità è estremamente vasta. Però la cosa interessante è che la replicabilità di questo modello sta nel fatto che alcuni schemi sono in qualche modo rispettati da tutti. Vi è una diffusione degli effetti a larga scala, anche qui, no? Vi dicevo, non piccolo e bello, ma piccolo è l'inizio per partire con un processo a larga scala molto più ampio. Vi è uno stimolo alla creazione di risparmio e all'accumulazione di capitale. L'accumulazione di capitale finalizzato allo sviluppo della comunità. I programmi di microcredito veicolano poi verso lo sviluppo sociale della comunità beneficiaria. Va bene, queste sono alcune osservazioni che possono in qualche modo farci capire perché perché il microcredito può essere interessante. Allora, adesso non vorrei annoiarvi troppo, quindi magari mi avvio verso la conclusione di questa prima parte. Non so voi come vi organizzate normalmente, però lascerei anche a voi un po' la parola, se avete da farmi domande. Poi mi piace aprire il dibattito essenzialmente su questi temi qua. Però volevo finire col dirvi alcune cose importanti. Allora, la finanza etica e il microcredito non sono la risoluzione dei problemi nord-sud. Sono alcune vie che si possono perseguire in totale sintonia con il resto della società civile, anche con l'economia for profit. Sarebbe folle pensare che le imprese e le banche debbano sparire. Assolutamente questo è impensabile, no? Occorre però creare delle alleanze fra le imprese e le imprese sociali, fra le banche e le banche alternative. Il tutto regolamentato da uno Stato efficiente che si fa carico, ma questo è il mio punto di vista, di alcuni servizi fondamentali che garantiscano un minimo di sostenibilità e di sicurezza sociale, soprattutto nel campo dell'educazione e della sanità. Questo è estremamente difficile da farlo, perché i punti di vista, il concetto di etica per un'impresa for profit è diverso dal concetto di etica per un'impresa non profit. Per Cesare Romiti l'etica è il profitto. L'etica di un'impresa è fare profitto. Probabilmente non è sufficiente, perché bisogna per esempio porsi il problema di dove va a finire questo profitto. E allora la Fondazione Agnelli dice: il terzo settore è fondamentale, occorre appoggiare il terzo settore, occorre finanziare, supportare il terzo settore. Occorre per esempio appoggiare le associazioni che si occupano dello sminamento in Bosnia. Okay? Dopo l'Augusta produce elicotteri militari ed è compartecipata nella veglia Borletti che fa le spolette per le mine antiuomo che finiscono in Bosnia. Allora, il problema qual è? Il problema è che occorre intenderci su cosa intendiamo per economia sociale, per impresa sociale. L'impresa sociale non può essere il gruppo di bravi ragazzi che in qualche modo sono da appoggiare, da supportare, per cercare di mitigare gli effetti di un'economia dissennata che non si preoccupa di sapere dove finiscono i profitti. Occorre una coerenza fra profit e non profit. Io sono per il dialogo aperto e continuo con le imprese for profit. La Fondazione Kairos nasce da un imprenditore for profit che ha deciso di mettere i soldi in questa fondazione perché crede che il mondo for profit possa appoggiare iniziative di questo tipo.
Per cui mi raccomando, attenzione alla chiusura, attenzione all'integralismo rispetto a queste cose, ma attenzione anche alla coerenza, perché è diversa una banca etica da un fondo etico di una banca normale. E ve lo spiego in due parole per non annoiarmi, ma in fin dei conti è abbastanza semplice, no? Invece molto spesso in questi pieghevoli con il carattere times zero non si riesce a capire niente, no? Allora, qual è il concetto fondamentale? Il concetto fondamentale è che mentre una banca etica, che poi alla fine poggia sul modello di finanza etica e di finanza sociale europeo, ma devo dire abbastanza all'avanguardia anche rispetto agli altri modelli, siamo più avanti dei tedeschi e degli inglesi rispetto a questa cosa qua, rispetto al livello di coerenza, vabbè, lasciamo stare. Mentre la banca etica utilizza il denaro dei risparmiatori per finanziare il settore non profit, tutto, dalla prima lira all'ultima banca etica si rivolge al settore non profit, ok? Quindi alle cooperative sociali, quindi alle imprese ambientaliste, quindi alle associazioni di volontariato, quindi alle fondazioni e così via. I fondi etici delle banche normali cosa fanno? Destinano parte degli interessi maturati su un investimento che viene fatto, quindi voi arrivate con i vostri 10 milioni, dite sì, io vorrei comprare un certificato di deposito, ok, il rendimento è del 10%, non sarà mai del 10%, ma facciamo un'ipotesi. Parte di questo rendimento viene destinato a finanziare l'associazione che fa lo sminamento in Bosnia. Ed è vero, ed è verissimo che questi soldi vanno in quell'associazione, che è anche un'associazione di gente che lavora sul serio. Il problema è dove vanno a finire i soldi che io ho investito e che mi hanno maturato quel 10% di interesse. Io ovviamente sto cercando di semplificarvi l'ingegneria finanziaria, che è ben più complessa di quello che vi sto dicendo, però essenzialmente il concetto è questo. E allora cosa me ne faccio io di un supporto a un terzo settore, a un'associazione che opera in questo senso, se poi alla fine investo quei 10 milioni frutto del mio lavoro per finanziare il commercio delle armi, per finanziare la produzione di mine? Allora voi capite che alla fin fine, no? Tutto questo discorso che vi ho fatto serve a capire una cosa, e cioè che esistono delle forme, delle modalità alternative di cooperazione internazionale, esistono delle forme, delle modalità alternative di cooperazione sociale, esistono delle forme di produrre in modo diverso, ok? Io posso produrre la stessa cintura in due modi diversi, utilizzando i bambini o non utilizzandoli, per esempio, dando salari equi o dando salari da fame, per esempio, cercando di reinvestire i profitti del mio lavoro nella comunità locale o nella mia impresa, oppure investendoli e speculando in hedge fund o in fondi speculativi nei paradisi fiscali internazionali, ok? Oppure posso produrre questa stessa cintura in modo diverso, con una democrazia partecipativa, con un'integrazione migliore fra lavoratori e così via, rispettando le pari opportunità, non soltanto di tipo fra maschio e femmina, ma anche pari opportunità di tipo razziale, etnico, okay? Integrando magari alcuni extracomunitari nelle nostre imprese sociali e così via. Ma produrre in modo diverso non è sufficiente. Occorre, e qui chiudo, ve lo prometto, consumare in modo diverso. E allora io vi dico che in Italia oggi ci sono 4 milioni di persone che a diverso titolo si occupano, ruotano attorno al terzo settore. Guardi, sono tanti, non è un mercato di nicchia. 4 milioni, sono 4 milioni di consumatori alternativi. Non è ancora sufficiente. Perché per chiudere il circolo virtuoso di questo processo occorre una leva finanziaria. E allora cosa succede? Succede che quei 4 milioni di consumatori alternativi sono anche 4 milioni di risparmiatori alternativi, e quei 4 milioni di risparmiatori alternativi danno vita a degli istituti finanziari diversi. Ecco che allora io, che produco in modo diverso, che per esempio ho deciso di fare agricoltura biologica e non di fare agricoltura ad alto impatto ambientale, posso contare su qualcuno che mi compra i prodotti biologici e posso contare su un istituto che mi finanzia per innescare questo processo virtuoso dal punto di vista dell'ecocompatibilità. Allora io ovviamente ho dovuto procedere per schemi,
perché in poco tempo è l'unica cosa che si può fare. Però questo è quello che mi premeva dirvi. Esiste un processo di globalizzazione dell'economia, no? Ne parlano tutti, non tutti parlano degli effetti negativi della globalizzazione. Esiste un processo di organizzazione di solidarietà nel sud e nel nord del mondo attorno agli impatti negativi della globalizzazione economica, okay? Esiste un coinvolgimento sempre maggiore della società civile intelligente che pensa cosa sta consumando, che pensa cosa sta producendo, che pensa cosa sta risparmiando, e questo io credo che perlomeno dal punto di vista del contagio culturale possa essere un elemento estremamente importante per invertire la rotta di uno sviluppo che, ahimè, ad oggi sta provocando sempre più gravi diseguaglianze fra il quinto più ricco e il quinto più povero del mondo.